ragazzi. Volete essere belli come me? Già lo sapete cosa dovete fare. Bere zucco di frutta, così vi dà vitamina C, vitamina B, vitamina A. Per il viso, per il corpo, per la sanità per la sanità mentale. Sei pronto, Tom? Io sono noto pronto. Partiamo dall'inizio. Innanzitutto il tuo nome vero. E poi da dove nasce il nome con cui tutti ti chiamano? Don Ali. Ok, il mio nome vero è Ali Said. E da dove nasce? Nasce Don, allora Don perché io quando ero in Marocco da mio cugino, nei quartieri mi chiamavano sempre Don perché ero sempre in compagnia di gente di qua e di là. E quindi la gente mi chiamava Don perché eravamo tutto, cioè io ero il leader della squadra, quindi tutti mi dicevano: "Ehi Don, wa finak? Ehi Don, è di qua di là". Poi un giorno volevo iscrivermi su Facebook e mio cugino mi ha detto: "Ma perché non ti chiami come ti chiama la gente in Marocco?". Io ho detto: "Ma ci sta, allora facciamo Don Ali". E da là è nato Don Ali. Quindi la prima uscita sui social era subito, fin da subito Don Ali. Sì. Allora tu mi parlavi del tuo quartiere da quando eri bambino, ragazzino. Cioè tu dove nasci e se non nasci qui, quando ti trasferisci qui? Dove hai vissuto nel corso della tua vita e soprattutto che vita hai fatto finora? Sono nato in Marocco. Quando avevo 3 anni sono venuto qua in Italia con i miei genitori. Beh, è una storia lunga, vabbè, però andiamo subito sul diretto. Sono venuto qua quando avevo 3 anni e poi i miei genitori, mia madre non ha mai lavorato, mio padre ha sempre provveduto alla famiglia. Dai 3 anni a quando adesso ne ho 22 sono rimasto qua in Italia. Hai sempre vissuto qua a Barriera? No, allora sono vissuto in zona Parco Valentino a Torino, dove c'è zona San Salvario, e poi sono venuto qua quando avevo 10 anni, quindi la maggior parte della mia infanzia l'ho passata qua. Ovvio. Elementari, medie, tutto qua. Hai iniziato a parlarmi un po' dei tuoi genitori, no? E io da fuori, no? Vedendo il personaggio Don, o la persona Don, che adesso ci spiegherai, mi sono sempre chiesto, chissà cosa ne pensa la sua famiglia di quello che fa, cosa fa la madre, ora hai detto che è una casalinga, cosa fa tuo padre per mestiere, cosa pensa di quello che fai tu? Allora, i miei genitori non sanno molto specificamente quello che faccio io. Non sanno molto bene cosa faccio, perché a volte vedono i miei video dove faccio casino in giro, perché loro sanno bene che io sono uno così. Poi a volte, adesso ultimamente, stanno vedendo i miei video di pugilato, quindi adesso i miei genitori hanno sempre saputo che io avevo un talento, però il talento non l'ho mai saputo sfruttare perché non c'era mai una persona investiva su quel talento, hai capito? Quindi i miei genitori non hanno mai saputo cosa facevo veramente, però adesso sanno che con questa visibilità che ho acquisito l'ho trasformata in quello che volevo veramente, perché io portavo sempre casini a casa perché picchiavo gente. Cosa può fare uno che ha così tanti casini e uscirne dai quei casini? Il pugile. E da quella gente che ho raccimolato in questi anni qua, perché mi seguiva, perché ero me stesso, sono andato a fare il pugile perché è la via che combacia meglio con quello che sei tu, semplicemente. Bravissimo. Ma dimmi un po', io ci sono stato in giro con te, no? Cioè è difficile stare in giro con te e non essere fermati continuamente. Cioè, ti è mai capitato che fossi con i tuoi genitori e ti fermassero appunto di continuo, no? Tu mi dici che loro non sanno bene quello che fai, ma come se lo spiegano? Cosa ti chiedono quando vedono queste scene? Mi dicono: questa gente è rimasta come te. Perché questi qua cosa seguono? Seguono perché lo sanno, sono un ragazzo pazzo. Dicono: questi sono pazzi che seguono un pazzo. Però ultimamente stanno capendo che sto indirizzando il mio pubblico nel meglio, in quello che veramente credo veramente. È questo che la gente non capisce. Sì, va bene,
ho fatto quello che ho fatto, ma ogni persona c'ha una storia dietro. Se tu non fai, se non hai una storia dietro e hai passato la merda, non arriverai mai. Cioè, quando andrai a raccontare alla gente cosa hai vissuto nella vita, tu cosa le dici? Ero un figlio di papà e poi ho fatto il pugilato e sono arrivato. No, io prima di arrivare a fare il pugile, che nessuno ha mai investito su di me, nessuno ha mai, ci ho pensato sempre io. Ho pensato a me stesso, ho detto ora devo investire su me stesso. Come faccio a investire su me stesso? Farmi conoscere della gente. Cosa va in Italia? In Italia va la gente critica. Cosa gli diamo per farmi criticare? Gli diamo il pane per i loro denti, va bene? Volete criticare? Io faccio quei video per farmi criticare, perché quella gente che mi criticherà poi diventerà il mio pubblico per quello che mi serve a me. Hai capito? Per il capisco. Mondo del pugilato. Capisco. Sono tutti, ho fatto quello là, però la gente, perché la gente cosa si aspetta da uno come me che fa il casino in giro e non ha paura di niente? Il fallimento. Il fallimento, che perde, che va sul ring e piglia botte. E questo non succederà mai. È per quello che adesso il mio percorso sta andando come voglio io. Sai, Don, la prima volta che t'ho visto eri, avevi uno zaino, me lo ricordo, un giubbotto nero, ed eri sul tetto di un pullman, che io conosco bene, il 4. Appunto, però, avevi uno zaino. Suppongo che o uscivi o entravi da scuola. La cosa che mi sono sempre chiesto, no? Ma tu, che percorso scolastico hai fatto? Come l'hai vissuta la scuola? Allora, io la scuola, ti dico la verità, allora, la scuola l'ho vissuta così così. Perché io quando andavo a scuola ero, infatti dalla scuola ho imparato quello che sono veramente, perché quando andavo a scuola quello che facevo io lo faceva tutta la scuola, ero il, anche in quel caso ero il leader della scuola, quindi cosa ha fatto la scuola? Ha preso, ha detto questo ragazzo è veramente molto pericoloso, quindi mi hanno espulso da qualsiasi scuola andavo. Però cosa mi ha insegnato la scuola? Cosa facevi? Prima, seconda, superiore? No, sì, magari seconda superiore. Sono arrivato in prima superiore e mi hanno sempre espulso. Alle medie ero bravo, facevo bei voti, infatti ero molto molto bravo nelle materie a scuola. Solo che non mi applicavo perché ero molto casinista. C'avevo il sangue caldo, mi piaceva fare casino. Infatti andavo a scuola per quello. E venivi espulso per quali motivi principali? Cioè quali erano le bravate tipiche dell'epoca? Bravate, tante bravate ne ho fatte, bruciare registri, buttare sedie dalle finestre, spingere professori dalle scale, essere tipo quello che faccio io lo facevano tutti, quindi era veramente una cosa pericolosa, perché se lo fanno tutti, fra chi ferma quel casino? Non lo ferma più nessuno, già se lo fa una persona va bene, lo prendi dalle orecchie e lo porti in presidenza, ma se lo fanno tutti diventa un macello. Per quello ero molto pericoloso per la scuola. E da là ho capito che avevo un potenziale come leader. I tuoi ci tenevano al tuo percorso scolastico? Sì, di brutto. Ancora adesso. Com'è stato per loro la fine di quel percorso? Il capire che, ok, Ali con la scuola non ce l'ha fatta. Cioè, com'è stato per loro questo? È stato deludente, perché loro ci hanno sempre creduto in me. Perché io, mia madre, quando ero ragazzino mi prendeva, mi faceva veramente, adesso non voglio dire queste cose perché sennò veramente mi vengono assistenze sociali in casa, vabbè che sono maggiorenne, però avevo una disciplina veramente dura, ma veramente con le doccia fredda, con scaldava il coso di ferro e me lo metteva, veramente cose dell'altro mondo. Per obbligarti a studiare. O studiare, però quello che mi faceva studiare io lo imparavo così. Subito. E lei sapeva che c'avevo un potenziale in questo, cioè mia madre c'ha altre figlie, però lei ha sempre creduto in me perché sapeva che c'avevo potenziale. Quello che mi ha insegnato a me e studiavo così in fretta non l'ha visto nelle sue figlie, perché ero uno che apprendeva molto in fretta. E lei ci è rimasta male perché ero uno molto casinista, faceva quello che cazzo gli pareva. Anche se avevo una disciplina molto dura. Quando parli di educazione tendi a parlare di tua madre. Tuo padre? Mio padre, sincero, non ha mai avuto, cioè, sì, parlo con lui quando capita, ma non c'è quel rapporto tra padre e figlio, capito? Non so spiegarti il perché.
Io quando ero ragazzino mio padre lavorava dalle 12 di notte, cioè faceva il notturno, quindi tornava a casa alle 2 di pomeriggio quando io ero a scuola, e quando tornava dormiva fino alle 12 di sera. Quindi io quel tempo che tornavo a casa volevo vedere mio padre, stavo dormendo perché stava aspettando il suo turno di lavoro, quindi non lo vedevo quasi mai. Ho sempre vissuto con mia madre, sempre lei mi ha insegnato le cose. Mio padre... Che lavoro fa tuo padre? Faceva l'AMIAT. Se non sbaglio sono quelli della spazzatura. Guidava il camion, andava... Ascolta, tu parli sempre di cose che conosco bene, ad esempio la differenza sociale, soprattutto quando sei un ragazzino, no? Quando è la prima volta che ti sei reso conto che tu venivi da una situazione magari più disagiata degli altri? Cioè la prima volta che te ne sei reso conto? Da cos'è che te ne ha fatto accorgere? Io da quando sono stato ragazzino non ho mai avuto regali oppure mi porti a mangiare qualcosa, infatti per quello sono quello che sono adesso, diciamo, perché me la sono dovuto sempre cavare da solo. Quali erano le differenze? Spiegamele, voglio proprio sentire, una volta che tu hai visto qualcosa, hai detto, caspita, io quella cosa non ce l'ho e forse non la posso avere, e va bene così, però ho capito che io vengo da una roba diversa. Ma sincero, quella cosa mi è servita tanto nella vita, perché quando c'hai una cosa così e te la danno, non capirai mai il senso delle cose, non capirai mai il valore delle cose. Cosa ti è mancato più di tutto? Affetto dalla famiglia, questa è la prima cosa. Cioè tu lo sentivi anche da bambino questo? Rispetto ai tuoi coetanei? Cosa percepivi? Dicevi che la prima delusione è arrivata con la fine della scuola, quella più, credo, più dura. Per i miei genitori, sì, anche per me. Perché avevo amici, la passavo... Cioè, tutta la mia giornata la passavo a scuola. Quindi... E dopo? Da là è iniziato il percorso per quello che sono ora. Da là è iniziato, cosa faccio? Mi hanno espulso, che faccio la prima superiore. Non ho un diploma, non ho niente. Tutta la gente mi vede come, non so, un fannullone. Cosa bisogna fare? Bisogna fare qualcosa. Certo. Io ero un fenomeno a calcio, però con il calcio sai com'è. Il calcio devi essere o raccomandato o avere qualcuno dietro di te che ti spinga. A me i miei genitori neanche sapevano che giocavo a calcio. Quindi statisticamente è complesso. È molto complesso. Devi essere capito poi a quest'epoca. E quindi è stata tutta una... un declino, perché non sapevo cosa fare nella mia vita. Non sapevo veramente cosa fare. Con il lavoro ci hai mai provato? No. Non hai mai iniziato un percorso professionale? No, lavoro per me sì. Ho iniziato tipo con i miei amici, con un mio amico, tipo andavamo alle 6 di mattina, prendevamo la bici, andavamo a prendere roba tipo da vendere al balloon nel mercato dell'usato. Andavamo alle 6 di mattina, andavamo a Porta Palazzo, vendevamo quello che avevamo. Tornavamo a casa, ci facevamo i soldi del giorno ed eravamo felici. Però ho lavorato per un'azienda o per non ho mai lavorato per nessuno. Lavoricchiato sì, per farmi qualcosa da me sì. Per quanto sei andato avanti con la rivendita di articoli usati al balone? C'avevo 15 anni, ero da solo, cosa dovevo fare? Sono andato avanti finché mi servivano soldi, mi sono fatto quei 500 euro e via. Cosa dovevo fare? Ho dato 200 euro a mia madre, le ho detto tieni, ma mi sono tenuto 300 euro. Ma cosa, cioè, è una tua filosofia di vita il fatto che lavorare, tra virgolette, per terzi non fa per te? No. È una tua scelta di vita? Non è una scelta di vita, è la realtà della vita.
c'è differenza tra scelta di vita, ovvero qual è la tua filosofia? La realtà di vita è che se lavori per un altro stai lavorando per il suo progetto. Io sono stato sempre uno molto orgoglioso, molto con carattere, quindi e sono stato molto anche furbo, perché quello che ho passato nella vita mi ha insegnato tutto quello che so ora, perché me la sono sempre cavata da solo. Se tu lavori per qualcuno, stai lavorando per il progetto di qualcun altro, quindi non imparerai mai a cavartela, oppure a non te la caverai mai da solo, non so come spiegarti. Se lavori per qualcuno non andrai, cioè, cosa ti danno 1500 euro al mese? Poi cosa fai con 1500 euro al mese? Vai, torni a casa, dormi, mangi, fai la stessa routine ogni giorno. E da là non è più vita, ma sei lo schiavo della vita, non sei più uno che vive, sei lo schiavo della vita. Tu ogni giorno devi passare cose nuove, devi passare nuove avventure che ti ampliano la mente, che trovi nuove sensazioni, provi nuove cose, nuove esperienze che ti insegnano nuove cose. Ma se tu fai sempre la stessa cosa ogni giorno, lavori per uno che chissà quanti cazzo di soldi farà all'anno, al mese, tu ti dai 1500 euro, vieni usato come uno scemo, che senso ha? Vado, faccio prima andare in carcere. Capisco. Sono più, hai capito? Sono in pace più, con te stesso. Sono in pace con me stesso, dico cazzo, sono fiero di quello che ho fatto, va bene, passo il carcere, non c'è problema, ma non sono schiavo di quella persona che sta facendo il suo progetto e sta usando me per il suo progetto, no. Faccio io il mio progetto e ci provo. Però questo lo impara solo gente che ha vissuto, la gente che ha sofferto nella vita, la gente che se l'è sempre cavata da sola, la gente che ha trovato sempre soluzioni per conto suo, non la gente che ha sempre ricevuto, ha sempre, voglio questo, sempre, no. Perché quella gente si aspetta sempre tutto. Quando una persona si aspetta, non sarà mai in grado di fare le cose per se stesso, oppure crearsi un futuro da solo. Sarà sempre dipendente da un'altra persona. A proposito di altra persona, due cose non sono mai trapelate di te sui social. Uno, il rapporto appunto con la tua famiglia, i tuoi genitori, soprattutto tuo padre. E due, il tuo rapporto con le donne. Io non ho mai visto un personaggio così popolare non cedere mai alla lusinga del sesso opposto, ovvero farsi vedere con una femmina o una donna o con la fidanzata storica o con... Ma la domanda è, ma il Don è mai stato innamorato di una donna? Stato innamorato? No, voluto bene, sì. Qual è la differenza? C'è differenza, perché quando ti innamori, cioè, quella donna cosa ti dà? Ti dà solo... Quando sei innamorato tu ti aspetti certe cose, non so come spiegartelo, io non sono molto, molto bravo in queste cose. Però ti aspetti certe cose, tipo che lei faccia certe cose per te, che lei non faccia questo, che lei non faccia quello, perché? Perché non vuoi tu. Però questo non è innamorato, cioè questo non è amore. Quella persona fa quelle cose solo perché non vuoi tu, non perché non vuole lei. Quindi per me, se tu non sei neanche cosciente con te stesso, e non sai neanche cosa fare nella vita, ma fai le cose solo, è tipo un rapporto con un cane. Tu con un cane che rapporto hai? Il padrone, quando c'è, il cane fa quello che dici tu, ma quando il padrone non c'è, il cane fa quello che vuole, si sbizzarrisce, fa hai capito? E io non posso fare da padrone, io non, cioè, se poi trovo un padrone meglio di me, va subito dal padrone a mangiare, hai capito? Certo. Appena c'è un padrone migliore del padrone, è quello. Torniamo a Don Alì. Prima ti dicevo, io la prima volta che ti ho visto eri sul tetto del 4, i video spopolavano ovunque, io ho visto un mio paesano fare questo, ed era la prima volta che lo vedevo. La prima volta che io ho visto Don Alì in vita mia fu quella. Ma il fenomeno Don Alì, quando entra a far parte dei social? Quando ho iniziato con i bangla.
sono stati i primi video? Il primo video me lo racconti? Allora, il primo video sono entrato da Bangla. Gli ho iniziato a dire: quanto questo? Lui mi diceva 2 euro. Quanto questo? Lui mi diceva 4 euro. Poi iniziavamo a fare tipo i film, tipo io mi svenivo, lui si incazzava, bastardo vai fuori. E dicevo, ma come? Io sono qua che sto male, tu mi dici vai fuori, dammi zucco di frutta. E lui, no bastardo, vai fuori. E poi da là la roba si è sempre evoluta, da là è iniziato, ma quella roba non era un tipo la gente come si mette, oggi devo fare questo e quindi chiamo la mia troupe per fare questo, fare quello. Era tutto col telefono, come la gente posta le foto su Instagram, io postavo i video che andavo a fare dal Bangla, perché era tutto quello che facevo nella mia routine. Andavo dal Bangla, mi facevo inseguire, lui andava con la scopa, mi facevo i giri e poi scappavo di qua e di là, e da là è diventato virale donna lì, con i video del Bangla. E quando è invece che hai capito che funzionava quella, la tua vita personale, il tuo divertirti quotidiano sui social aveva un impatto devastante? Qual è il primo video che te l'ha fatto capire? Sapevo come coinvolgere la gente, per quello ho capito che quella roba funzionava, e quindi ho capito anche una parte di me stesso che non sapevo, come ti raccontavo della scuola, che ero il leader di qua, se io dico una cosa, sapevo come coinvolgere la gente, e quindi da quei video è sempre diventata ho sempre fatto me stesso, però la gente ha sempre ripubblicato quello che facevo, e quindi era una cosa, io facevo e andavano da soli. Non so come spiegarti come sono arrivato fino a qua. Il tuo successo sui social va di pari passo con i tuoi guai legali, chiamiamoli? No, i miei guai legali sono iniziati prima dei social. Se ne può parlare? Sì, certamente. Racconti. Sono iniziati prima dei social, le cose dei social che vedete che sono legali non sono niente, perché sono cazzate. Le prime cose che facevo prima erano vere cavolate, vere cose, capito? Per andarci in galera anche. Facevo cose perché io, come ti ho detto, non ho mai avuto un sostegno, anche monetario, qualsiasi cosa, stesso mio motivo, qualsiasi. Però io con quelle cose là che facevo mi compravo quello che mi serviva a me, cose che non ho mai avuto io da ragazzino. E da là sono iniziati i primi casini. Perché? Perché mi mettevano i casini per portarmi a casa qualcosa che volevo io. Anche un pacco di patatine da Lidl, ti sembra a te poco? Ma a quei tempi non era poco per me. Andavo anche dalla gente a chiedere, oh, ce l'hai 1 euro, ce l'hai 2 euro, ce l'hai di qua. E mi davano di qua di là, era un ragazzino. E da là ho capito veramente qual era la tua domanda, cavolo. I guai giudiziari che sono iniziati prima. Ok, che sono iniziati prima. E sono iniziati perché non avevo possibilità di... Quindi io non andavo in giro a rapinare la gente. Tu quindi mi stai dicendo che se avessi avuto una famiglia alle spalle, mettiamo che stava meglio economicamente, tu dici che non saresti stato così, non saresti stato quello che sei oggi, o non avresti fatto quello che hai fatto prima? Sì, perché sono un ragazzo che anche se gli dai poco è felice. A me è sempre mancato quel poco, e questo è il problema. A me è mancato quel poco, quindi devo per forza fare per avere quel poco, perché a me non mi interessa di avere quello, avere PlayStation, mi bastava solo quel poco, mangiare le patatine mentre mi guardavo qualcosina che mi piaceva. A me bastava solo questo, e quindi ho iniziato a fare queste cose per permettermi quello che diciamo volevo, quelle cazzatine. Quando hai sbagliato in passato, cioè cosa pensavi prima e cosa pensavi dopo? Dopo l'atto in sé, intendo. Allora, prima pensavo, devo fare questa cosa per potermi pagare un'entrata alle giostre. Quindi era per forza farlo. Volevo farlo per permettermi quella cosa, dovevo farlo. E dopo pensavo, dopo pensavo a che problemi potevo portare a mia madre.
perché mia madre è sempre stato il mio problema principale, perché a me di fare problemi non mi interessa. Posso anche... Però i problemi che portavo a mia madre gli davo sempre la sua idea, perché lei ha detto sempre che ero una nullità, non facevo di qua di là, e quindi gli davo sempre conferma di quello che lei pensava. E quindi mi dava fastidio, anche perché le mamme marocchine tendono tanto a dar retta a quello che dicono le amiche marocchine. Quindi mettevo in brutta luce mia madre, capito? Quindi, quella là c'è un figlio che fa quello, fa casino di qua, di là. E quindi è stata sempre difficile accettare questo. Fare quelle cose e poi sentire mia madre, che gli venivano anche la polizia di mattina, che lei, non so, era, e poi lì si spaventa. Quelle cose mi hanno fatto sempre... Infatti questa cosa, mi pento molto, molto di questa cosa. Diciamo fare che... anche del male a mia madre. Più che altro lo stress di quello che sei tu in parte lo reggeva anche lei, tra virgolette. Sì, di brutto, no, lo reggeva soprattutto lei. Io non mi interessava, passato domiciliari, passato tante cose, non mi è mai fregato niente. Quando ho passato io domiciliari era più lei ai domiciliari che io, perché io ai domiciliari facevo tarantelle di qua di là, però lei stava più a casa di me, per farti capire quanto c'eri, per tenere d'occhio che stessi a casa. Quindi la mamma è... Invece ho visto un video che mi sono ricordato adesso, in cui tu la mattina ti svegli, bevi un zucco zucco di frutta. E dentro c'è l'acqua. È un messaggio che ti aveva lasciato tuo padre del fatto che probabilmente avevi bevuto tutto il suo succo. Questo mi ha fatto pensare tanto del rapporto casalingo con tuo padre. Cioè, cosa vuol dire un messaggio del genere da parte di un padre? Che grande. Che mio padre è un grande. Per quello io sono diventato così, perché mio padre è un duro. E io sono diventato un duro. Perché mio padre si comportava come se avesse la mia stessa età. Quindi io mi dovevo comportare... Mi dovevo comportare come se... fossi come lui, cioè lui faceva, io gli bevevo quel succo, allora lui al posto di andarlo a prendere come fa nelle famiglie normali mi metteva l'acqua, così la prossima volta facile. Sai cosa, io non ho mai conosciuto tuo padre, ma io penso che tuo padre sia la persona che più ti assomiglia alla fine dei... no, per niente, tante persone mi hanno detto che mia madre mi assomiglia, mio padre fra, per niente. Ti dicevo, siamo arrivati alla tua popolarità, no? Io ti ho sempre seguito, devo dire la verità, fin dall'inizio. A una certa avevo creduto che avessi trovato il canale giusto, Twitch. No. Sapevo che si monetizzava dalle dirette. Lo credevo anche. Com'è nata quella storia? Allora, Twitch è nato che io quando andavo in giro c'erano delle situazioni che non riuscivo a registrare. Dicevo, cazzo, ho perso un'occasione. Perché è normalità per me, cioè, capito? Io appena vedo una situazione in giro, quindi cosa ho detto? Devo trovare un'applicazione per fare live, così quello che faccio in tutta la... quello che dove quando giro si registra. È nato Twitch. Sono durato 5 giorni, neanche 6 giorni, e in quei 6 giorni ho raggiunto i massimi vertici. Per quello mi hanno fatto sparire, perché sono andato a dare fastidio a persone molto importanti di quella piattaforma, perché li toglievo il pubblico a loro che serviva per monetizzare, e io non ci monetizzavo neanche, perché dovevo aspettare una settimana di streaming e poi monetizzare. Ma non sono neanche arrivato una settimana, che ho fatto 6 giorni, sono arrivato ai massimi vertici, appena hanno scoperto che mi hanno buttato giù, subito. Il dramma è stato... l'episodio dei vigili, che secondo me è stato uno scandalo, cioè quello è uno scandalo nazionale, questo è un mio parere, per me è stato uno scandalo nazionale, dal momento che partiva tutto da una palese finzione, tu che fingi di essere un vigile. Ma si vede, c'ho un telefono in mano, dai. Chiaro. Dai. Però da lì si è innescato tutta una storia, raccontamela, cioè cosa è successo dopo, prima, nel mentre.
Ok, cosa è successo? Che io, come ogni giorno, parto per fare le live, sono uscito di casa, ho attaccato la mia diretta, ho fatto 200 metri fino alla cinese, che abita a 200 metri da me, sono entrato da lei. Però io cosa ho concluso alla fine di tutto questo? Che i vigili già delle prime dirette sapevano che strada facevo per andare a fare le mie dirette. E quindi cosa hanno fatto loro? Mi hanno seguito. Quando sono arrivato dalla cinese, ho appena detto polizia municipale, lui era già là perché mi seguiva già dall'inizio della diretta. Mi ha detto polizia municipale, fammi vedere i tuoi documenti. Ma perché ti dovrei fare vedere i miei documenti? Ci sono video su YouTube dove la gente si veste da polizia municipale, si fa vedere proprio un distintivo, cosa che io non ho fatto. Io ho detto solo polizia municipale, una cosa verbale, neanche concretizzata, oppure niente di niente. Polizia municipale, mi ha detto dai fammi vedere i documenti. Io non avevo documenti, ero con la live, cosa mi porto i documenti? Sapevi che stavo facendo una live, se mi hai seguito e sai chi sono. Da là cosa ho fatto? Ho detto boh, non ho documenti, non ho niente, cosa faccio? Faccio il content. Cosa devo fare? Va bene, tanto non avete niente a mio contro, non avete niente. Stavo facendo una live, non avevo niente addosso, né droga, né niente. Ho detto adesso facciamo il content. Dai, polizia municipale frega un cazzo, seguitemi. Da là ho fatto tutto Porta Palazzo, sono entrato in mezzo a Porta Palazzo per scampare alla polizia, perché là non potevano entrare con le macchine, quindi erano a piedi, erano tutti vecchi. Ho detto, ah va bene, allora facciamo così, dai seguitemi, volete correre? Correte. E boh, da là mi sono messo a fuggire di qua di là e sono arrivato in un asilo, perché non è che non avevo più fiato. Il problema è che, cavolo, c'erano tante cose che adesso non potrei dire. Comunque sono arrivato là in quella scuola, l'asilo, mi sono chiuso là, ho detto aspetto che se ne vanno, così io esco, ho chiuso la live, esco e non sanno niente di me. Loro sono rimasti tutto il tempo là ad aspettarmi, dopo un'ora sono uscito, mi guardo a destra, mi guardo a sinistra, minchia, mi trovo. Uè! Minchia, cosa faccio adesso? Mi avevano circondato, mi hanno preso, mi hanno portato in caserma. E allora io ho detto: per cosa mi avete portato in caserma? Avete trovato qualche sostanza o qualche fragranza di reato che mi avete fermato? Niente, così. Mi avevano portato in caserma per niente. Cosa hanno fatto loro? Mi hanno tenuto 3 giorni in una cella dove ero con una persona che aveva fatto un reato molto più grave del mio. Che aveva... Perché tu non hai fatto un reato? Io non avevo fatto neanche un reato, non c'era niente, perché scappare a piedi non è un reato. Cioè. Assolutamente, questo è vero. Comunque mi hanno portato là, mi hanno detto dobbiamo aspettare come si dice? Dobbiamo aspettare il giudice, dobbiamo aspettare... Il come cazzo si dice? Aiutami. Giudice di pace, credo. No, l'avvocato. Dobbiamo aspettare la sentenza. La sentenza. Vedi. Dobbiamo aspettare la sentenza. Mi hanno fatto aspettare 3 giorni per una sentenza di niente. Per cosa dovevo andare in tribunale? Poi cos'è stata? Per niente. Non è stata niente. Perché sei corso? Poi quando sono andato in tribunale mi hanno detto perché sei corso dai vigili di qua di là. Stavo facendo una diretta di qua di là, sapete chi sono, loro hanno confermato tutto e hanno detto è vero, non c'è niente, non mi hanno trovato neanche una c'è niente, non mi hanno trovato, quindi non potevano incriminarmi per niente. Stavo facendo una diretta e ho fatto il content e mi hanno lasciato, come sempre. Non ti hanno dato nessuna conseguenza legale di quello? No, mi hanno dato una conseguenza legale. Sono stato 8 mesi a Torino per l'obbligo di firma. Cos'è l'obbligo di firma? Andare ogni giorno, tipo ti danno dalle 5 alle 6, tu devi andare a firmare a quell'ora. Se non vai a firmare ti prendono da casa e ti portano... In poche parole sei in galera a Torino. In galera a Torino per cosa? Perché sono scappato dai vigili per fare content. Assurdo, è stato...
Dimmi un po', donna. Io sono stato in giro per le strade con te a prendere un caffè e caspita, non c'è un minuto che passi che qualcuno non ti chieda una foto. Questa popolarità cosa ti ha portato di buono e cosa ti ha portato di cattivo? Di buono mi ha portato quello che mi è sempre mancato nella vita. Una persona che crede in te. Perché quelli che mi seguono veramente dicono dai Don che arriverai, anche un messaggio tipo che ti mandano su Instagram dai che ce la farai, io credo in te, di qua e di là, a me fa felice, questo mi ha portato di buono, una cosa che non avevo prima ma grazie alla mia popolarità mi ha fatto conoscere per quello che sono veramente. Di cattivo mi ha portato tante cose, tipo che la gente sta accanto a te solo perché sei popolare. Non capisci più chi fa le cose perché ti vuole veramente bene oppure le fa perché ci vuole avere un suo interesse, come è già successo. Tante cose. Tu pensi, ecco, per parlare delle cose cattive, io ho notato che c'è un certo accanimento sul tuo personaggio. Anche su questo. Cioè, nel senso, se Don fa una cosa, è gravissima. Se la stessa cosa la fa chiunque altro, allora non sembra non grave o non grave quanto quando l'ha fatta il Don. Questa cosa cosa è dovuta al tuo personaggio sui social, alle tue origini? Non me lo spiego. È dovuta che a me nessuno mi mette piedi in testa, per quello la gente è accanita contro di me, perché vuole mettermi in difficoltà, mettermi anche in galera. Perché quello che stanno cercando di fare, mandarmi denunce, venirmi a dare, prendermi da casa, controllarmi ogni cazzo di giorno. Adesso c'ho pure la sorveglianza speciale che mi controlla ogni giorno e devo firmare per altri 2 anni. Per cosa? Perché ho pubblicato un video sui social dove parlavo di pugilato, che poi ti dirò. Per cosa? Perché lì sono una spina nel fianco a loro. Dico la verità, dico i fatti, come stanno. Dico alla gente di svegliarsi. E loro questa cosa non gli piace, anche perché la gente prende brutto esempio da me. Però non capiscono che io quello che faccio non è per dare un esempio brutto alle persone. È come vedere un film, vedo il protagonista che fa quello, vado a fare come il protagonista. Ma sai che è un film? Tu non vai a vedere quello che faccio io e lo fai lo stesso. Perché sai la realtà. Io come la gente, come ti ho detto prima, pubblica le foto, io pubblico i video. Ma tu non devi andare a fare quello che faccio io, perché quello che faccio io ne sto pagando le conseguenze. So quello che mi aspetta e sono fatto per questa merda qua. Quindi questa cosa è da mettere a punto. Don, una cosa che ti ho sempre voluto chiedere, no? Ora che siamo sull'argomento, no? Il fatto di essere arabo, musulmano, secondo te influisce sull'accanimento che l'opinione pubblica può avere su di te? Certo, perché un arabo ha fatto quello che un italiano non avrebbe mai fatto e che non farà mai. Per quello gli dà fastidio. Tu dici che può influire questo? Sì, di brutto anche. Quando è che hai avvertito questa cosa? Con le varie cose che ho passato, tipo anche che mi arrestavano per niente o che mi venivano a rompere, oppure la gente che mi critica sui social, che mi ha anche messo i bastoni tra le ruote nel mio progetto. Tante cose. Appunto, il progetto che è tutto legato adesso e ad oggi al mondo del pugilato. Il primo giorno che ti sei legato a questo sport? È stato un anno fa. È da un anno questo sport, adesso tutti lo seguono. Perché c'è il Don a farlo. Effettivamente, come hai detto tu, questa tua componente leader c'è. Perché quando sui social hai lanciato questa wave del pugilato sui social, si è acceso qualcosa. Sì, si è acceso, per forza. Perché la gente, come ti ho detto, vuole solo vedermi perdere e prenderle. Quindi per forza si è acceso. Vedermi fare pugilato da poco, andare a sfidare gente che magari è professionista, lo fa da tanto, fare tipo, io non perdo, io ti prendo, ti spacco, la gente gli interessa vedere quello che faccio. Per quello.
nella speranza che tu le prenda? Sì. Tu sei consapevole di questo? Di cosa? Del fatto che la gente che spera... Cioè, io credo che ci sia una buona parte che spera che tu vinca, però c'è una grossa fetta che tu mi racconti spera tu perda. Quella fetta che mi ha fatto arrivare dove sono ora. Che senza quella gente che dice di qua e di là e parla di me, e che mi insulta e che fa... Capito? Non sarei quello che sono ora, perché più interesse... Cioè, più se ne parla è meglio. Se sei una persona che sei amico con tutti, tutti ti... cioè, sì, va bene, la gente che ti vuole bene guarda la tua carriera, però non tutti. Però se sei una persona veramente che sta sul cazzo a tutti e c'è gente anche che vuole vedere la tua carriera, unisci il pubblico e diventa un caos. È quel caos quello che sto facendo io. Ti devo fare un complimento, perché secondo me tu, fisicamente, sei forte la metà di quello che sei forte psicologicamente. Perché questa consapevolezza che hai del non... In che senso? Sono che più forte fisicamente. Secondo me psicologicamente sei il doppio più forte di quello che puoi essere fisicamente. Perché avere questa consapevolezza e lottare davanti a questa gente che non vede l'ora che... Si fa l'esempio del leone, no? Quando si indica un leader. Sapere che tutta la gente intorno, magari una buona parte di quella gente, spera che in realtà tu cada, e combattere davanti a questa gente ugualmente, con coraggio. Un conto è dire, mi amano, 100% del popolo mi ama e vuole che io vinca, allora entro sul ring ed è anche più facile. Facilissimo. Ma entrare sul ring, sapendo che magari tante persone vogliono che tu perda. Anche solo un movimento falso con ti criticano. E non è facile, perché una persona dice, allora per cosa sto facendo pugilato? Ti mettono, ti abbassano giù, quando tu fai una cosa che ti piace, poi vedi dei commenti che dicono, questo non sa fare, guarda, devi fare così, non sa neanche muoversi. A uno si abbassa il morale, dice, per cosa lo sto facendo? Io allora no, smetto di fare così e inizia a pianicolare. Invece no, a me questa gente serve, perché mi fa capire cosa sto sbagliando e mi fanno... Perché io, quando arriverò dove loro sognano, vedranno cosa da dove sono partito e dove sono arrivato. Sì, mi criticavi perché facevo questo, perché sono un pagliaccio, perché ho fatto quello, perché... Però adesso dove sono arrivato? E non hai paura, non hai mai paura. Cioè, quando è che hai quando è che il Don ha paura? Paura. O praura, se preferisci. Ecco, praura già adesso inizio a ragionare meglio. Ho praura quando non dimostro quello che valgo veramente. Non è una praura, ma è una cosa che mi dà molto fastidio. Perché... Fammi un esempio. Tipo, tante volte sono successe cose che tipo io avrei dato molto meglio di quello che avrei dato. E quello a me mi fa paura. La paura di non dare il massimo. Bravo, a me mi piace dare il massimo. A proposito di pugilato, Don, com'è nato il progetto Beatdown? E come mai penso sia chiuso? Pensato bene. Allora, è nato tutto quando io ho iniziato a fare pugilato, perché senza che io facessi pugilato non sarebbe mai nato. Perché senza, come nei cartoni, se non c'è un protagonista, un antagonista, non ci sarà mai una serie. Quindi ho iniziato a fare pugilato, ho iniziato a fare la mia carriera di qua di là, a iniziare a sfidare la gente. Appena ho visto un personaggio, come sapete tutti, a sfidare gente che non sapeva neanche fare pugilato, gli ho detto, allora, cos'è sta roba di qua di là? Fallo con uno che anche se lo fa da poco ti fa vedere che anche se tu lo fai da tanto non vali niente. E boh, come sapete bene, questa gente qua che fa, diciamo, gli influencer, c'è gente sopra di loro, quindi sono solo dei burattini. Quindi io...
per fare un incontro con questa gente qua, questa gente doveva chiedere il permesso al presidente, chiedere il permesso al maestro, chiedere il permesso al loro burattinaio, perché sennò non entrano sponsor. Loro così ragionano. Se non ci sono sponsor, non facciamo le cose. Per quello è anche finito il beatdown. Perché non si può fare cose serie con gente che prima di fare una cosa ti fa aspettare non so quanto per fare una cosa. Se vogliamo dimostrare, si può fare anche in una palestra. Vieni da me in palestra, ci alleniamo, non c'è problema. Il progetto Beatdown è nato perché io e questa persona che sarebbe il burattinaio di questi, perché lui li tiene tutti, quindi a me questa gente serviva per fare quello che volevo io, perché se non era gente conosciuta, la roba era molto difficile da creare. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo deciso di fare un tipo un circolo dove far combattere i fighter in Italia. Tipo, tu fai il pugile di qua di là e vai ad allenarti tutti i giorni e poi quando fai un incontro non ti pagano neanche 50 euro? Noi stavamo facendo un circolo dove gli sponsor che contattavamo, tutta la roba che le visual, tutto l'hype che c'era, tutta la gente che seguiva quella roba là, poteva monetizzare i pugili e quelle cose, cioè poteva ripagare i pugili e quelle cose là. Quindi noi abbiamo creato un circolo dove far combattere i pugili e farli anche guadagnare. Però è andato tutto in rovina per questa gente qua, che prima di fare una cosa ci mettono 3 anni perché devono chiedere permesso a tutti, devono chiedere permesso alla mamma, devono chiedere il permesso al papà, chiedere il permesso al maestro e poi si inventano scuse. Ma allora, ma io ti dico una cosa. Tu stai parlando dell'incontro, quello che si aspettavano tutti. Ti dico una cosa, ma perché questo qua che si deve incontrare con me ha fatto sparring con tutta la gente possibile in giro, con tutta la merda che c'è, che non sono né tesserate né niente, ma quando si è venuto a parlare di me ha sempre rifiutato. Come mai sta cosa? Come mai? Io non capisco sta cosa qua. Tu come te lo spieghi? Ma come me lo spiego? O che hai paura, ma non credo che abbia paura, perché o che abbia paura di perdere il Ciro la faccia, perché lui, avendo un burattinaio sopra, se tu perdi la faccia non ti guarda più nessuno e quindi quel burattinaio non ci guadagna più su di te, sulle sponsor che ti cerca, su tutto quello che ti cerca. E quindi cosa fa quello là che ha perso contro di me? Via. Per quello c'è sempre stato un schivarsi, perché c'è sempre stata quelle cose dietro che voi non potrete mai sapere, che si tratta sempre di soldi, di business, di cose così. Se perde non avrà più un guadagno su di lui. Quindi ciao, buonanotte. E tu perché non hai questa paura che potrebbe? Perché io non sono sotto nessuno. Non sono sotto agenzia, non sono sotto a un burattinaio. I miei affari li faccio fuori dai social, fuori da tutto. Quindi i miei soldi ce li ho. Se voglio fare una cosa, ho anche le mie conoscenze, contatto quello, gli dico mi serve il ring, voglio fare questo incontro, lo faccio, voglio fare... Io posso fare qualsiasi cosa. Ma c'è sempre stato questo problema, infatti adesso vedrete che tutto cambierà. Perché io di avere a caffiare con gente che... Poi, quando... Cioè, come avete visto, quando non c'è più stato... Perché io... non voglio entrare su quel personale perché sennò la gente non voglio dare hype a nessuno, ma quando la gente capisce che non dai più hype a quella persona, non è più nel tuo circolo e quindi non c'ha più niente da guadagnarci, cosa fa? Va con le altre persone per guadagnarci. Quindi si inventano le storie, tutte quelle che vedete di fare quello, di fare di vanno sempre a schivare l'incontro. Perché? Perché fanno hype. Ascolta Don, la verità è che io ho seguito anche questo tuo progetto in cui credevo fortemente perché stava dando un certo hype anche al pugilato, per quanto molti non siano d'accordo. Quella era l'intenzione, di dare hype al pugilato per far partecipare tutti i pugili e guadagnarci tutti. Molti si aspettavano un incontro, sappiamo tutti di cosa sto parlando. Come mai non si è visto? Come ti ho già detto, non si è visto perché questa persona qua è sotto un burattinaio. Non fa le cose se, se,
se ci deve guadagnare anche lui, se ci deve guadagnare anche il suo burattinaio. Fanno le cose per fare hype. Quello che dice lui di essere un pugile non è un pugile, perché lui non è un pugile. Perché se eri un cazzo di pugile, vieni a fare sparring con me in una palestra, ci diamo le botte, io ho tutti i contatti necessari, a me non mi serve né sponsor, non mi serve né uno che ci guadagni su di me come fa la gente, perché ci deve essere quello. A me non mi serve niente, vieni in palestra da me, ci diamo le botte e finisce lì. Facciamo anche una diretta perché non ci perdiamo niente e finisce lì. No, loro cosa hanno fatto? Loro hanno schivato sempre gli incontri per fare hype, così il loro burattinaio ci guadagnava per farlo felice. Prima di fare un incontro hanno sempre inventato scuse del tipo se combatto la federazione pugilistica mi prende il cartellino e me lo strappa, cosa che non penso che sia vera, perché come avete visto fa sparring con qualsiasi essere umano. È stato organizzato un evento ed è stato annullato all'ultimo. Non si sapeva fin dall'inizio che gli avrebbero strappato questo cartellino. Perché aspettare all'ultimo? Si sa il motivo. Si sa il motivo, come ti ho detto. Perché aspettare all'ultimo? Perché in quei giorni che c'era l'evento, poi fino al combattimento, c'era un 15 giorni. In quei 15 giorni, cosa gli ha detto il suo burattinaio? Fai parla di quello, così sali di qua di là, così ci guadagniamo tutti. E poi quando arriva quel giorno ci inventeremo qualche cazzata. E così è successo. È arrivato quel giorno, ha detto non si può fare perché il maestro mi ha scritto, quello mi ha detto, quello mi ha fatto, devo chiedere alla mamma, il mio manager non vuole. Ed è successo così. Non si è combattuto perché ci vogliono guadagnare dietro questi incontri e loro più ci campano, più si aspetta, più ci si guadagna a loro. Io non ci guadagno niente, il mio hype ce l'ho già. Io sono già un personaggio, i miei business fuori dai social ce li ho già. Io gli incontri, vuoi incontrarti con me? Va bene, ci vediamo in palestrina o in palestra, facciamo un incontro e si pubblica e vediamo chi è più forte e chi no. Ma senza fare tutte queste cose burocratiche del cazzo, perché per adesso questi giri qua non serve a niente, perché il pugilato non è ancora conosciuto. Quindi per fare queste cose qua devi essere già a un buon livello, che la gente conosca lo sport, la disciplina. Cosa che adesso non c'è. Ora si deve combattere, far conoscere alla gente la disciplina, far conoscere la gente che combatte, far conoscere un po' la dinamica che succede tra un fighter e l'altro, capito? Così la gente è interessata a questo sport. Ma tu non puoi, adesso che la gente non è neanche interessata allo sport, pretendere di guadagnarci grazie a quello, perché quello parla di quello. E per quello l'Italia non andrà mai avanti, perché l'Italia cerca subito di, vuole subito succhiare, ma se non aspetti un percorso e lo fai bene come si deve, non avrai mai i risultati, mai. Come ti ho detto, come si può fare una cosa seria, come voglio io, con uno che parla ogni giorno di farsi le seghe, di mostrare il buco del culo, di quelle cose là, capisci che anche il progetto non ha credibilità. Poi l'altro, appena visto che l'incontro tra me e lui non ci sarà, perché come ti ho detto la gente cerca solo hype, cosa si è messo? Si è messo a mettere con l'altro pagliaccio che l'ho mandato via. Perché è tutto un mondo dove se non ci guadagna qualcosa non lo fa. Se io non ci guadagno qualcosa da questo incontro non lo faccio. Io non posso fare una cosa del genere con questa gente qua, perché è una gente che non è del mio interesse. Perché io voglio fare cose serie, ovvero creare una cosa, come ti ho detto, di pugilato, che tutti partecipano, così ogni persona che fa pugilato abbia visibilità. Ma perché loro vogliono visibilità solo per loro stessi, non vogliono creare visibilità alle altre persone. In realtà mi hai già risposto, però voglio farti la domanda secca. Perché in Italia questa roba non funziona? Ripeto, a livello professionistico, quello che già c'è, non quello che vorresti fare. Ah, quello che già c'è. Esatto. Ma perché l'Italia come governo è governato da gente anziana, come anche nel mondo del pugilato è governato da gente anziana. Il pugilato dell'Italia è sempre stato morente, non c'è mai stato qualcuno che ha avuto carattere e personalità
da far interessare i suoi incontri alla gente. Perché ci sono sempre stati, sì, mi alleno in palestra, tutto, non mi faccio vedere da nessuno, di qua di là, e poi annunciano l'incontro 2 settimane prima, poi l'incontro combattono, poi dopo si salutano e tutto finito. Che spettacolo c'è, che non c'è niente di... Per quello in Italia non è mai andato il pugilato, perché non c'è spettacolo, non c'è gente che sa fare bene questo mestiere. Mi pare di aver parlato solo di passato finora. Ora parliamo del futuro. Qual è il futuro di Don Alì, prossimo o quello ancora più lontano? Come ti ho detto, i miei progetti sono quelli, come ti ho ben spiegato, di far arrivare il pugilato ai massimi vertici in Italia, essere tipo un'icona del pugilato in Italia. La gente che si inizierà ad allenare, si inizierà a fare progresso nel mondo pugilistico in Italia, avrà un'opportunità dove partecipare e avere dei suoi guadagni, anche del qualcosa di ricompenso, come nel mondo del calcio che vengono pagati milioni. Nel mondo di pugilato si prendono botte in palestra tutto il giorno, fanno una routine veramente di merda, non fanno le serate di qua e di là, e poi cosa fanno? Un cazzo. Io, questo è il mio futuro. Essere tipo partecipe di questa organizzazione e partecipare anche a incontri dove farò la mia carriera, dove tipo incontri, tipo roba agonistica, faccio la mia carriera da pugile. Poi un giorno arrivare in un UFC, e il mio sogno è andare in un UFC e usare solo le mani. Combattere solo con le mani, perché in UFC esiste il grappling, esiste le ginocchiate, i calci. Io arrivare in UFC, usare solo le mani, poi quando mi vieni a prendere in grappling, anche io faccio grappling, però il mio obiettivo è portare il pugilato ai massimi vertici, perché tutti dicono che il pugilato non è un'arte marziale, il pugilato non serve a niente, però io dimostrerò che il pugilato... molto fondamentale, anzi è la cosa più fondamentale. Dove lo vedi il Don Alì tra 10 anni? Lo vedo, minchia, chissà dove. Lo vedo con la sua carriera, il suo affare, come ti ho detto. Inshallah, più si va avanti, più le cose arrivano. Non hai un'idea chiara, quindi, di cosa potrebbe essere di te tra 10 anni? Molto chiara, no, perché... Quello che pensavo, cioè, 2 anni fa non pensavo di arrivare a questo punto. Potessi invece tornare indietro e parlare con il Don Alì di 10 anni fa, e potendo dargli solo 3 consigli, però, cosa gli diresti? Nessun consiglio. Grazie a quello che ho passato, a quello che ho vissuto e come me ne sono uscito, è quello che sono ora. Quindi se cambierei qualcosa non sarei quello che sono ora, direi solo una cazzata. Quindi quello che sono ora a me piace, quindi non cambierei niente. Che incoraggiamento gli daresti? Secondo te? Incoraggiamento? Ha bisogno di coraggio il Don Alì? Sì, assolutamente, perché ero molto, come si dice, emarginato, molto visto male. L'incoraggiamento che gli darei è che non sei come la gente ti vede, non sei quello che la gente crede, sei un'altra persona, perché io... credevo che la gente, quello che mi diceva, ero quello là, ma non sono come... Cosa diceva? Che era un fallimento, che facevo di qua, una persona brutta, che portava gli altri nella brutta strada. Invece ora è tutto l'incontrario. Tutti questi ragazzi che ci sono in barriera, li sto portando nella giusta strada. E grazie a me hanno visto una persona perché sanno bene la mia storia, e quindi si vedono in loro in me. Quindi... si mettono, io gli do dei consigli e loro, grazie a me, cercano di uscire dai problemi che io ho passato, perché io, se non li passavo, non gli davo questi consigli. Tu 10 anni fa, scusami, entro un attimo in questa domanda, 10 anni fa eri quindi quel ragazzo che le altre mamme dicevano ai propri figli di non frequentare. Sì, ancora adesso. E come l'hai vissuta, ecco? Questa etichetta, cioè, te ne sei fregato o in fondo
un po' di dolore nel cuore te l'ha fatto? Inizialmente me lo sono fregato perché sì, le mamme pensavano quello che volevano, però i figli erano sempre con me, capito? Perché gli piaceva la mia compagnia, stavano bene insieme a me, parlavano di cose serie, non ero uno che... Però le mamme hanno sempre pensato, perché come ti ho detto, da quello che trasmettevo sui social, vedendo quelle cose là, credevano che ero un ragazzo che poteva portare una brutta strada. Ma i social non è la verità, i social sono solo una cosa che una persona ti vuol far vedere. Non è 24 ore, solo 15 secondi. Dimmi un po', abbiamo detto di parlare di futuro, no? Io prima ho bevuto una roba veramente buona e mi ha stupito il progetto che c'è dietro. Cioè, cos'è quella roba? Zucco di frutta, fratello. Bevanda... Zucco di frutta è nato tempo fa col Bangla. E poi ho detto, tutta la gente dice zucco di frutta al posto di succo di frutta. Quindi che cazzo non fanno succo di frutta? Assaggiare? Grandi assieme, mi faccio un attimo sorso. Zucco di frutta del Bangla. La cosa stupefacente è che è anche buono. Raccontami di sta roba. Di cosa? Di come... Di come è nato, di come lo vuoi portare avanti, di cosa stai facendo. È nato, come ti ho detto tempo fa, come una punchline, tipo zucco di frutta, come dicevo sempre quando entravo dal Bangla. La gente quando tipo vedeva un succo di frutta diceva zucco di frutta, allora ha detto, cavolo, perché non fare un zucco di frutta al posto di succo di frutta? Perché la gente, cavolo, è una cosa diversa, una cosa molto più facile da pensare, capito? E anche c'è una storia dietro, quindi non è una cazzata. Tu bevi zucco di frutta e pensi, zucco di frutta. Capito? non è una cazzata, ci sta. Speri di lanciarlo nei supermercati? Sì, dai Bangla. Però per adesso solo i Bangla di Torino. Quindi chi vuole venire deve venire a Torino per prenderlo. Quando pensi di lanciarlo? Tra poco. Grandioso. Ascolta, Don. Dimmi, Fra. Ti lascio con una domanda, una doppia domanda. Come ti piacerebbe essere ricordato? E come invece hai paura di poter essere ricordato? Allora, mi piacerebbe essere ricordato per quello che sono. E non mi piacerebbe essere non ricordato per quello che non sono. Quello che la gente vede. E quello è quello che non sono. Quindi se mi ricordano come quello che la gente vede, a me non mi piacerebbe essere ricordato così. Però se la gente conoscerebbe bene chi sono e cosa voglio fare nella vita e come cosa ho passato nella vita e come passo la mia vita con la gente che c'è a me attorno, capirebbe bene che... E Fra, chi sei tu? Cioè, chi è il Don? Chi sei tu? Allora, come tutti ben sapete, sono un testardo. Molto, molto incomprensivo, perché se mi fa incazzare... Però se tu mi vieni con gentilezza, mi parli tranquillamente, io sono il ragazzo più buono del mondo. Sono una ragazza che pensa agli altri prima di se stesso, mette gli altri prima di se stesso, molto umile, perché da dove sono arrivato la peggio merda, quindi posso stare anche su una panchina con uno a parlare, fumarmi una sigaretta, non mi interessa dove siamo. Anche vedendo ora che la gente crede, sì, Donna lì è famoso, però chissà che vita che fa. Non faccio nessuna vita, sempre qua in zona a parlare con i miei amici di qua e di là. Penso al bene anche degli altri, li porto nella strada. Se tipo tu non hai soldi per pagarti la palestra, io ti pago la palestra, non c'è problema. Tipo se tu non fai, ti vedo che stai facendo, ti stai tralasciando, io ti cerco di puntare nella strada giusta. Perché io quello che ho passato so, diciamo. E allora avessi il tuo pubblico tutto qua davanti, che consiglio gli daresti? Avessi il pubblico qua davanti, gli direi... Cercate di fare sempre quello che credete, non cercare di ascoltare gli altri e farvi trascinare dagli altri, perché gli altri... come ho visto io, non hanno un'idea bene neanche della loro vita, figuratevi se vi devono dare consigli. Quindi se volete fare una cosa, fatela e credeteci fino in fondo.
Poi quello che vedete nei social, come ben sapete, non dovete farlo, cioè non devono farlo come lo vedono sui social, perché sono tutti cazzate. Se tu cerchi di emulare una cosa che vedi sui social, sei solo un cretino. Quindi sono tutte cazzate, sono tutte cose programmate, quindi prima di fare una cosa pensaci molto bene. Andate a scuola, perché la scuola serve, è molto importante. Io l'ho lasciata molto presto, mi sono pentito, perché passavo le giornate a fare un cazzo. Invece era molto meglio andare a tenere la mente sempre attiva. Cosa cerco di dire? Cioè. Grazie Ali, grazie davvero. Dimmi, guarda, ti voglio dire una cosa io. Seguite i vostri sogni, cioè non cercate sempre di non di stare alle regole di un'altra persona. Fatevi una vostra regola, cercate di crearvi un vostro percorso, perché noi siamo fatti per essere liberi. Quindi siate liberi di fare quello che volete, createvi un percorso, non state sotto a qualcun altro che vi dice fate questo, fate quello, se no la vita non ha senso. Vivirete sempre nel... Quindi cercate di fare quello che vi piace di più e cercare di farlo al massimo. Perché meglio fare le cose da per sé e avere soddisfazioni che avere una vita di merda, tornare a casa e non dire cosa ho fatto oggi, non ho fatto niente. Ti ringrazio davvero, Don, per questa chiacchierata, e se posso dirti ora io una cosa che mi auguro e ti auguro, mi auguro che la gente possa scoprire quello che sei e non quello che pensano tu sia. Ah, non è fondamentale, l'importante è che so io come sono fatto e basta. Non è che se scoprono come sono fatto, non è che non sono come le altre persone che gli interessa il giudizio delle altre persone. Vabbè. E questa è la tua forza. Sì, non mi interessa. Se tu vedi quello che. Se tu mi giudichi da quello che vedi, vuol dire che sei tu quello da. Non io. Quindi sei una persona molto stupida, quindi non ho niente a che fare con te. Se tu vedi quello che faccio io, ma dici, cavolo, questa persona. E sotto sotto c'è qualcosa, allora è quella di quelle le persone che mi interessano, perché sanno che c'è qualcosa sotto lì, ma lo conosceranno pian piano con il tempo. Me lo auguro. Speriamo. Grazie. Prego.